Vegas Jones, Bellaria, beh, diciamo un progetto estremamente particolare che poi arriva dopo un mixtape che ti ha regalato davvero tante, tante, tante soddisfazioni e soprattutto inaspettatamente. Sì, dici bene. È stato proprio da Scicnisello. È un mixtape fuori in free download, ha fatto subito grandi numeri. E più che grandi numeri, ho cominciato a seminare quello che poi sarebbe stato tutto l'anno successivo, anche l'anno in cui, che poi è stato il 2017, dove ho costruito anche Bellaria, ovvero il mio nuovo album, che è il frutto di tutto questo, il frutto di tutto questo sforzo che abbiamo immagazzinato nel tempo, e finalmente siamo arrivati al frutto. E diciamo che forse non è un caso unico in Italia, ma è un caso molto raro che un mixtape si riesca ad arrivare a questi risultati. Forse negli Stati Uniti è un po' più semplice. E bene o male c'è una certa assonanza nella tua musica con quelli che sono gli States. Sì, 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 sicuramente sì, perché è inutile girarci intorno, l'ispirazione arriva da lì. Io non ho mai... sono appassionato a un certo punto di rap europeo, ascoltavo un po' di rap francese, però il vero sogno, se devo sognare, sogno in grande, cioè gli Stati Uniti sono la, diciamo, la madre patria di questa roba, quindi questa roba, come io credo tutta la musica, poi io ascolto tanta musica, ascoltando tanta musica, tutta la musica che ascolto principalmente arriva da lì. Quindi sicuramente sì, qualcosa di... poi sono... mi piace molto la lingua loro, mi piace molto il mood... e quindi sicuramente c'è un collegamento che comunque sia non si debba fraintendere di essere, voler essere uno statunitense, voglio essere un italiano che ha il mood, che mi piace, che fa parte degli Stati Uniti, voglio portare proprio il mood, ma io sono italiano, sono fiero di essere italiano e anzi andando fuori dall'Italia ti accorgi di quanto gli italiani sono visti particolarmente dalla gente, siamo unici al mondo e è la cosa più bella, però il mood è molto figo da trasportare nel bel paese. Negli Stati Uniti ci sei stato recentemente, sì. Eppure hai scritto Malibu quando ancora non conoscevi proprio in prima persona gli States, sì. Eppure l'hai descritta in una maniera disarmante per la realtà che ci hai messo in quel pezzo. Sì, è vero, è stato curiosa come cosa, anche perché... cioè ti direi non è assolutamente voluto, io come al solito ho parlato di esperienze mie personali, ho detto accendo una per chi non c'è più, uno perché sono andata via, cose anche pesanti della mia vita, però in quel senso sono riuscito a dare una sfumatura anche a un posto, capito, che non avevo mai visto, e poi effettivamente quando arrivi sul posto ti rendi conto che quello lì è stata una bella descrizione fatta solamente in base a quello che uno magari ha mai visto nei film, capito? Ma il mood gliel'ho dato io un po', ed è il mood appunto che ti dicevo essere quello che voglio portare alla gente, che la gente cominci a ragionare in questa maniera, molto di libertà e di libertà di espressione, anche di vivere, perché è bello vivere, lì te ne accorgi proprio, me ne sono accorto. Ed è bello anche, come l'hai descritto poi nel videoclip, che in qualche modo fa da filo conduttore a tutto quello che è l'album. Esatto, il videoclip di Malibu è il miglior biglietto da visita per il nuovo album, sia come presenzio io a livello di video, comunque sia l'ultimo mio video risaliva all'estate del 2017, quindi erano tipo 8 mesi che non mi facevo vedere in video, che è molto importante al giorno d'oggi. E ho voluto dare appunto questa... cioè non è che ho voluto dare, mi sono evoluto in 8 mesi, arrivato adesso, capito, questo è il mio mood, quello sono io, ero a Malibu ma sono io anche qui in questo momento, sono io tutti i giorni, come mi evolverò ancora, naturalmente crescerò, ho 23 anni, abbiamo appena cominciato, però è proprio un filo conduttore, se tu guardi quel video è proprio un biglietto da visita, ti dice... questo è il mood del mio disco. Come avrei potuto fare qualsiasi video, cioè qualsiasi canzone sotto quel video, capito? E sarebbe comunque uscito il mood del disco. All'interno del disco c'è un brano che è Numeri e Zeri, che mi ha colpito particolarmente. Grande. Puoi parlare? Numeri e Zeri, innanzitutto mi fa molto piacere che tu l'abbia notato così e che tu me l'abbia detto. È un freestyle. Un freestyle col beat di Boston George, ed è un beat che secondo me io lo chiamo psicologico, lo chiamo
è mistico proprio. I suoni sono, non so, sono quasi medici, non so spiegarti. A me hanno dato una mano nel pezzo, è molto, quel pezzo è molto motivazionale. Ti dice, cioè, se vuoi una cosa te la devi andare a prendere, capito? Non è che puoi stare fermo e sperare che le cose ti rimbalzino addosso. Tu le cose te le devi andare a prendere, le devi capire e le devi prendere. Ed è un messaggio che io mi sono detto a me stesso, io ho detto, oh, ti devi andare a prendere quello che vuoi, vuoi il lamp, vuoi il rolly, vuoi tutte queste robe qui, che poi sono cose materiali. Ma no, non è detto che sia una cosa negativa, soprattutto nella società di oggi è inutile fare gli stupidi e dire che, dicono, sì, i soldi sono tutto, sì, i soldi sono tutto. Per quanto uno ha soldi e tutto quello che ne gira intorno, le cose materiali, poi ci vuole morale in quello che si fa, ma alla fine tu ti giri intorno e tutto gira intorno alle cose materiali, tutto, da tutte le cose che vedi. Quindi è inutile fare finta di niente, non siamo più negli anni 80 che magari ricevi robe. I valori devono evolversi, il mio valore si è evoluto su queste basi, comunque sia prendendo consapevolezza nella società in cui vivi. E dire, se vuoi quella cosa te la devi andare a prendere, non perché io devo andare a prendermi la Lamborghini, perché se prendo la Lamborghini sono felice, sono una persona felice perché ho la Lamborghini, sono felice perché voglio la Lamborghini e voglio quello, potevo dire voglio un pilastro, capito? Voglio un elefante e se mi prendo quell'elefante sono contento. Io in quel pezzo proprio spiego questo messaggio e farcito di tutti i numeri e zeri. Il titolo è arrivato dopo. Quando mi sono reso conto, le parole quella sera uscivano da sole e mi sono reso conto che in fondo avevo citato tantissimi numeri all'interno, proprio anche delle date. Ho citato il numero del tram che poi ha dato vita a Cinisello, al mixtape che passa da Cinisello. Ho citato tutti i numeri, diciamo, e nella vita credo che ci siano numeri e zeri, questo che conta. Devi capire tu che cosa vuoi essere. Non ti posso neanche dire che è giusto essere un numero o giusto essere uno zero. Devi vedere tu, in base alla situazione, quello che vuoi essere. Senti, io credo che credere in se stessi sia un altro dei messaggi importanti che si possono trovare in tutte le tracce. È la cosa più importante, soprattutto ti ripeto al giorno d'oggi, dove una strada un po' te la devi trovare se hai la mia età, cioè io ho 23 anni, ho tantissimi coetanei che una strada se la devono trovare, capito? E vuoi trovare una strada che ti soddisfa nella vita, perché alla fine è bello vivere facendo una cosa che ti piace fare, questa è la fortuna più grossa che mi sia mai capitata. Ho fatto altri lavori quando sono arrivato al punto di dire, minchia, il rap è il mio lavoro. È la cosa più bella che possa capitare ad un artista, ovvero concentrarsi pienamente, credere in se stesso, perché ci sono stati dei momenti in cui io ho fatto una scelta, cioè non è stato facile che ho detto, ah, che bello, le cose stanno andando bene, no? Perché nel frattempo ti devi pagare casa, vai a vivere in un altro posto, ti devi pagare l'affitto, ti devi pagare da mangiare, ti devi prendere i vestiti, ti devi pagare i video perché nessuno te li paga, quindi devi lavorare. Mentre lavori, poi magari il lavoro ti va bene, ti dicono cosa vuoi fare, vuoi stare qui, fare carriera con questa roba, oppure rischi tutto e ti fai la musica. Io ho sempre rischiato tutto perché a me piace rischiare per le cose per cui ne vale la pena rischiare. Quindi sì, credete in voi stessi, sempre. Siamo in attesa dei live che vengano annunciate le date. Beh, credo che ci sarà da divertirci anche perché i live con i mixtape sono state davvero estremamente positive, soprattutto piene di gente coinvolta nel tuo Sì. progetto. Sì, penso sia il mio momento preferito, live, come voglio far capire a qualsiasi persona che mi ascolta che è il mio momento preferito. E mano a mano che abbiamo suonato in giro per l'Italia ci siamo accorti e stiamo abituando la gente all'importanza di questa. Io, ma come anche altri artisti, poi io ho proprio zoccolo duro su questa roba. Per me essere forte live, comunicare live è tutto. Quindi, infatti, vedo sotto il palco la gente che è proprio coinvolta completamente, cioè lì stiamo facendo show e lo show va fatto così, va fatto naturalmente. Quando salgo su quel palco sono io sempre, non sono io trasformato, capito? Sono io, punto e basta, sono quello che poi va a dormire, quello che poi la mattina dopo si alza, però quando arrivo sul palco so che ho una certa responsabilità che devo diffondere, fare A bene il mio mestiere, ovvero non sbagliare niente durante il live ed essere il più perfetto e impeccabile possibile, e ci stiamo riuscendo.
E poi lasciare un bel ricordo alla gente, quella è la cosa più importante. Inutile andare a fare un live solo per andare a presenziare sul palco, non serve a niente. Per me è proprio comunicare alla gente. Uno ti ha già visto su YouTube, ti ha già visto su Instagram, ti può vedere ovunque, ma quando ti becca live devi essere un'altra cosa, devi essere proprio te stesso. Senti, io non posso che ringraziarti e salutiamo All Music Italia. All Music Italia ti mando un saluto. Stay Vegas Jones, Benz Benz.